quando sono diventata nonna. E non c'è stata volta dei miei incontri con i ragazzi in cui io non abbia cercato, che fossero 1000 o che fossero 5000, di guardarli negli occhi, uno per uno, perché mentre mi ascoltano, mentre io parlo, per me sono i miei nipoti ideali. Parlo con loro come parlo con i miei nipoti, con quell'amore per la vita e con quel desiderio per loro che diventino uomini e donne di buona volontà, trasmettendo quei valori che sono alla base della vita e che sono appunto quello di essere forti e di andare avanti una gamba davanti all'altra con onestà e rettitudine. E così come ho detto l'altro giorno appunto al Parlamento europeo, ricordando come sia difficile nella vita di tutti i giorni, davanti a noi si pone sempre una scelta. Ci si può essere uomini e donne comuni che ascoltano quello che grida più forte e che dice: ci penso io a voi, voi non preoccupatevi, ci penso io. Oppure si è uomini e donne che sentono la voce del proprio cuore, della propria coscienza e della propria intelligenza, e a costo di qualunque cosa nella vita fanno la scelta. La scelta di responsabilità, la scelta di essere forti, di essere più forti di quello che grida più forte. Ed è, ho voluto lasciare quell'aula gremita di Bruxelles col ricordo di una bambina, che nel campo di Terezin, vicino a Praga, avevano quelli bambini prigionieri che poi furono tutti uccisi per la colpa dei sernati, avevano le matite colorate. E questa bambina, nonostante la sua prigionia, aveva fatto un disegno meraviglioso. Aveva disegnato una farfalla gialla che volava sopra i fili spinati. È un simbolo eccezionale. Siamo farfalle dentro di noi e vogliamo sempre sopra i fili spinati, qualsiasi essi siano, perché dobbiamo essere assolutamente liberi nella nostra scelta. Questo è il saluto e l'augurio che da nonna io lascio a questi meravigliosi ragazzi di oggi, e vorrei guardarli veramente negli occhi uno per uno, anche quelli che sono là lontani ma che io vedo assolutamente come fossero vicini, e vi abbraccio come fanno le nonne.